Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video da Credendario. Oggi facciamo una bella prova. Allora, Dyson V8 contro Black & Decker, ok? 18 volt portatile anche questo. Come vedete è già qua appeso, ho già messo la sua staffettina con il suo trasformatore. Ok, vediamo la differenza. Ovviamente questo parliamo di 500 e passa euro, non ho preso tutto il pezzo, ma ho preso solo il componente che mi serve per fare la prova, contro 100 euro poco più. Ok, allora nella confezione, ovviamente siccome ne ho due mi volevo far vedere, quindi c'è il libertino e ovviamente il vero accessorio, che quindi è la basetta con il caricatore. Perfetto, metto di qua, poi metto questo dopo. Allora, io l'ho già messo in carica. Allora, differenza ovviamente che questo si può anche allungare, vedete, non ha accessore, solo questo si può allungare o chiudere, e ovviamente la basetta che vi dicevo prima per poterlo agganciare, facile da aprire, ecco qua, e filtro che si può anche lavare. Ok, allora diciamo che la comparazione ovviamente è, perché il Dyson, come sapete, è uno degli aspirapolveri migliori, ok? Dunque, LED di ricarica, lo potete vedere qua a tre tacchettine, e adesso andiamo a vedere per il funzionamento. Schiacciando più volte ovviamente aumenta la potenza, come un po' questo qua. Allora, adesso è solo per vedere la differenza, non è che tra virgolette lo paragono, ma sì e no, perché comunque c'è una bella diversità di prezzo. Allora, questo serve per pulire magari l'auto, se vi capita, infatti come detto lo tengo qua in garage, oppure il bancone se fate dei lavori, ok? Quindi facciamo una prova, 5 crocchettine del gatto e proviamo a aspirarle con l'uno con l'altro e vediamo, diciamo, la potenza, se ci siamo oppure no. Allora, useremo la modalità turbo, in questo caso massima, del Dyson, ok? E ovviamente la modalità massima di questo. Allora vediamo come aspirano, poi li lasciamo a velocità massima tutte e due accese e vediamo quanto tempo durano, ok? Quindi siamo pronti. Oltretutto questo non era neanche la velocità massima, devo dire che come prima prova le ha aspirate veramente in fretta, pensavo con fatica, invece devo dire sia uno che l'altro veramente velocemente. Proviamo qualcos'altro. Proviamo con un bullone che è più pesante, cominciamo con questo, devo dire che c'è, quindi lo andiamo a togliere. Proviamo con questo. E anche questo, come vedete, c'è, quindi devo dire che la potenza, tutto sommato, devo dire che non è male. È difficile riuscire a trovare un qualcosa dove non aspira uno e l'altro, perché devo dire che effettivamente hanno veramente tanta potenza tutte e due. Apriamo ancora con un tassello di plastica, come vedete è già all'interno, e anche questo, oltretutto non era la massima potenza, come avete sentito. Allora, li svuotiamo. Uno, questo è pulito perché vedete è proprio nuovo, questo aveva qualche porcheria, ok, più che altro polvere. Bene, come vi dicevo è difficile, possiamo provare a tirare anche la macchinina, come vedete tranquillamente va. Quindi diventa veramente difficile fare un paragone, almeno non sono riuscito a trovare qualcosa dove non tirava uno e non tirava l'altro e tirava l'altro e viceversa. Quindi adesso lascio a velocità massima tutte e due, vediamo la durata, effettivamente vediamo se ne vale la pena spendere
500 euro e più, confronto 100 euro e più. Ovvio, sono due aspirapolvere diversi, nel senso che questo qua ovviamente quando l'ho dotato per la prova che devo fare ha il braccio da poter pulire casa per terra, mentre questo si può allungare così, ma capite che questo va bene per pulizia auto, divano, ma non per pulire la casa. Con questo io ci pulisco la casa, anche perché ha la spazzola rotante, quindi va molto bene per quella situazione lì. Soprattutto io ho dei cani e quindi ci sono sempre un sacco di peli, devo dire che funziona veramente bene. Era solo per far vedere un paragone in base all'uso che noi facciamo. Ovvio, nel caso del garage, secondo me un aspirapolvere di questo formato qua, questo standard qui, con 18 come potete vedere volt, quindi già una batteria abbastanza potente, 36 watt orari, devo dire che tutto sommato il suo lavoro lo fa benissimo. Quindi a questo punto accendiamo e vediamo anche la durata, effettivamente a velocità massima di uno e dell'altra, li lasciamo in contemporanea e vediamo il primo che smetterà. L'unico problema è che questo bisogna tenerlo, mentre questo qua no. È morto, ok? Devo dire che è uno tra i migliori aspirapolveri portatili a batterie
per l'auto, secondo me, e fa anche altre cose di più, tipo divano, magari pulizia, tipo scrivania, eccetera. Ovvio non la possiamo usare, come vi dicevo, per pulire a terra, almeno un pezzo piccolo, se no ovviamente la schiena vi farà un male cane, perché dovete inchinarvi e stare inchinati tutto il tempo. Quindi devo dire che è un ottimo compromesso per il prezzo, la potenza e la durata, ok? Spero che sia stato utile a qualcuno, io lo consiglio, e per quello che ne ho anche due. Al prossimo video da Credendario, ciao ciao!